altro oggetto. E quindi vorrei chiamare proprio tu con la sciarpa arancione e sguardo vispo. Ciao. Vorresti comprare uno dei nostri oggetti? Beh, puoi scegliere tra quelli che vuoi. Scusi, sarà l'ora? Le 2:10, sicuro. Grazie. Uno dei desideri di Gabriella era quello di fare la modella. Faccio la marmellata. Senti, dimmi che la cos'è? Qui non lo so, è per te. Ogni volta ti devo prendere la pasta io mi sono un po' stancato, sai? Ascolta. Non ti faccio neanche pagare l'affitto, Carla? Non è che puoi anche stancarti. Dai, era una lettera, su. Ah, mi sono sporcata. Senti, ma quel colloquio? Vacci, subito ci devi andare. Mo vediamo che hai questo? Al colloquio? Sì, sì, quello no, provino. Ma ne ho fatti 500 di provini. E provaci, non devi smettere. Si vede che non apprezzo le gambe. Si sta bruciando. Oh, fuma. Oh, fuma. E fai qualcosa almeno, non è che posso leggere e girare, eh? Allora. Guarda. È quello per i casting, l'ho visto su online, casting e provini. Vai! Quando è? Oddio, devo andare a fare provino. Che figo! Quando? Ma dove? Qua dice tra 3 giorni. Dove? Mi devo presentare, devo portare 2 foto, una primo piano, una mezzo busto, e poi devo vestirmi con gonna e capelli tirati su, maglietta scollata. È? Ok, dove? Tanto non in Molise, soldo, vero? Bravo. Fuori, vero? Questo, vicino Molise, paesino Tregnano. La prossima! Buongiorno. Sera. Ha portato 3 foto, mezzo busto, capelli lunghi, sì, scollata, sì. Vedo bene. Le 3 foto, prego. Sì, eccole. Lei è qui per il provino, immaginiamo. Sì. Il mio collega, no? Carina la ragazza. Sì. Allora. Meravigliosa. Ci faccia vedere qualcosa. Sì, faccio la passerella? Faccio la passerella, Sa camminare. Bene, signorina, bella, graziata, eh? Grazie. Graziata. Sì, ho 26 anni, non so, volete sapere, vengo dal Molise.
avete mandato la lettera? Vabbè, sapete queste cose. Sì, non noi, i nostri assistenti, ma che se sporchiamo le mani queste cose, dico bene. Serve altro? Sai, me la ricordo, Gabriella. Nel tempo libero collezionava sempre numeri di scarpe più grandi dei suoi. Graziala però, non gioca. La prossima! Avevo il mio numerino. Ciao. Ciao. Sì. Ero per il casting. Il casting. Già. Casting di che? No, no, qui si affittano camere. Ah, davvero? Sì, c'è una stanza in affitto. Che bello! E la padrona di casa è carinissima, eh? Ah! Mm. Ho fatto schifo! Non è possibile! È sempre peggio, sta andando! Sempre peggio! Io non lo so tanto più queste cose! Un nuovo amico! Come si chiama Omar? Sì. Può evitare di guardarmi, fissarmi, che mi mette un po' ansia. Gabri! Sì? Secondo me se... un amico che viene a scherzare qui perché tu sei depressa, quindi lui ti mette allegria. Ma infatti, sei un po' spigolosina, dovresti essere più felice, più aggraziata. Cioè, tu hai preso uno per strada, mi scusi. No! Hai preso uno per strada per portarlo dentro casa mia, affittare la stanza, per farmi allegria? Sì! Senti, abbiamo bisogno di soldi, tu non riesci a lavorare, io sono impegnatissima con il mio libro e non posso occuparmi di cose così. Comunque ho deciso di accettare quel lavoro giù dal palificio. Prendo i soldi là e chi se ne frega dei provini, non serve a niente. Tanto. Gabri, ma il tuo futuro è su una passerella. Va bene i panini, guarda. Anzi, quasi quasi mi ingrasso, così magari forse mi prendono. Ma i panini non pagano come le passerelle. Dio, questo lo ributti fuori per favore. Venga, venga, abbiamo cambiato idea. Venga, ah, d'accordo, che peccato. Dove metto sti panini, capo? Mettili qua. Metto qua. Sono 10 anni che porta il pane ancora alzato metti. Che faccio adesso, capo? Ma te devo di sempre tutto. Ling ling. Vada. Ling ling. Va a vedere. Salve. Salve. E sono io Gabriella, la ragazza che aveva portato, insomma, cercasi commessa o panettiera. Ma perché te basto io? Beh, senti. Signorina, sì, prego. Accetto il lavoro. Quindi... Ah, le mani pulite? Non importa, venga, venga. Ciao. Ciao. Piacere, Gabriella. Senti, ciao. Ma te fa un giro con lui, no? Io mi faccio un giro, ma ti tratto panici, non c'entro, guarda. Venga, venga, venga. Qua, qua. Qui. Più vicino. Ho bisogno del mio spazio vitale, salve. Ma perché le faccio paura? No, va bene. Qua. Questo è un lavoro che dobbiamo lavorare a stretto contatto. Sì. Quindi faccia questa prova. Guardi, questo è il movimento. Deve fare tutto il giorno così. E poi ogni tanto del sudore dalla manica. Tutto a posto, tutto a posto. Oddio no, le unghie. Va bene. Ho fatto una guardi le mie unghie, quanto sono belle. Sì. È la pasta che si calcifica col tempo. Va bene, Gabriella, hai bisogno di lavoro, bisogno di soldi, bisogno... Shh. E in palo? Insomma. Cioè, in forma. Se vuole il lavoro è suo. Ah, davvero? Oh, scusi. Sì, grazie. Grazie. Lo accetto volentieri. Domani alle 5? Domani alle 5? Mi piace. Sì, domani alle 5. Ok. Grazie. A domani. Grazie. Ah, e quel pane, quelle rosette, che profumo.
sei sicuro, sicurissimissima? Mi fai assaggiare una rosetta? Buongiorno. Non posso. Dai, ci sono dei clienti. Saremo qua. Dai. Sì? Prego, mi dica. Te, mi. Aggraziata la signorina. Ditemi. Secondo te? Secondo lei? Vogliamo del pane, rosette, no? Sì, rosette, fruste, trecce, cosa? Baguette? Quante? Pan? Pai? €1,59, grazie. Io sto da risolvere. Ma un momento, ma voi non siete quelli? Sì, dei... siamo gay. No, no. Cioè, non volevo dire questo, ovviamente. Scusate. No, dicevo, non eravate quelli del casting per modelle di quel videoclip che serviva di... Eravate voi, vero? Avete trovato quella modella poi che vi serviva? È giusto una domanda così per sapere? Oh! Oh no! No, non l'abbiamo trovata la modella alla fine. Oh. Ah! Ok! Ah. Oh! Oddio! Oh, fermi tutti! Stati fermi tutti! Tu spacchi! Tu, ok, viva, tu, amore, tu, io voglio vederti infornare, no, come le... Oh, ma almeno vada lui. Sì. Vai via, se ne vada. Questo è il forno mio. Stai zitto. Inforna, bella. Ma do che angelo, ma do che amore. Voglio che il mio obiettivo sia sempre su di te. Giusto, no? Ma sei bellissima, sei bellissima così. Ancora? Oh sì, 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 oh sì, sì, sì. Sì, sì, ok, ok, presa, aggiudicata, per noi è un sì. Sì, però sono almeno 50 euro, perché questa sta a lavorare per me. E chiedesti 50 euro. Ciao. E, vabbè, mi licenzio, l'ha capito? Però mi porto via questa, che potrebbe essere utile. La porto? Va bene, ti devo un appuntamento, va bene. E non te fa vedere mai più! Che cos'ha lei che io non ho? Quel giorno il fornaio trovò sul suo bancone 50 euro ed un paio di occhiali.